Giovedì 19 aprile, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Quest'oggi facciamo una puntata molto importante perché siamo insomma nei giorni precedenti, il 25 aprile, e come ogni anno bisogna parlarne, ricordare e parlare tanto del 25 aprile perché troppo spesso passa come un giorno di ferie e basta, quando invece è tutt'altro, un giorno di ricordo, di memoria, di festa anche, perché no, cavolo, è la festa della nostra liberazione, ricordiamocelo e come, però è un giorno in cui bisogna ricordarci che cosa abbiamo conquistato con quella libertà. E insomma, chi meglio del presidente provinciale di Ampi poteva venire qua per raccontarci il 25 aprile oggi. E quindi diamo il benvenuto a Roberto Cenati. Buongiorno Grazie, buongiorno, presidente. buongiorno a tutti voi, grazie. Benvenuto, grazie mille di essere qua. Insomma, pochi giorni appunto al 25 aprile e come tutti gli anni, insomma, sono giorni in cui, beh, lei sono giorni in cui insomma fa gli straordinari, Faccio gli diciamo. straordinari, sì. E i giorni in cui la politica si sveglia, poi si sveglia, è un tema che c'è poco da fare. Si fa fatica a fare pace con la storia, si fa fatica a fare pace con noi stessi, verrebbe da dire. Insomma, noi italiani ci troviamo sempre molto, molto divisi sul tema, nonostante appunto la festa di tutti gli italiani, poi ci si ritrova spesso a dover dividerci su questo tema, che non è per niente una cosa carina, appunto. No, Mi sembra è assolutamente. molto, molto brutto trovarsi, insomma, a doversi dividere su un tema così importante. Io l'ho voluta qui perché volevo capire di più anche per i miei telespettatori che cosa significa Ampi oggi. Insomma, sono passati più di 70 anni. Che cosa vuol dire far parte dell'Ampi nel 2018? Certo. Beh, anzitutto la festa del 25 aprile è una giornata che deve unire tutti i cittadini, al di là della loro convinzione politica, che credono nell'antifascismo e nella Costituzione repubblicana. L'Ampi ha un ruolo importante in questa giornata, è un ruolo importante nella società, perché noi ricordiamo non soltanto coloro che hanno combattuto per la libertà del nostro paese, per la loro democrazia, per la nostra democrazia, ma vogliamo rilanciare, ecco, il ruolo dell'Ampi nella società odierna, nella società contemporanea, i valori per i quali tanti giovani e tante donne che non avevano diritto di voto e ce lo sono conquistato con la Resistenza, hanno lottato, e sono i valori della pace. La pace è un valore che ancora è lontano dall'essere ottenuto, i valori della solidarietà, i valori della tolleranza. Il valore della pace è un valore importante perché la Resistenza italiana e europea sono state una guerra alla guerra, una guerra per costruire un mondo di pace. Purtroppo siamo di fronte a tensioni internazionali molto forti che mettono in discussione questo obiettivo che sembrava conquistato. Ecco, come dicevo appunto, una festa che dovrebbe essere una festa che unisce tutto, invece, ahimè, ogni anno è la notizia di poche settimane fa. Adesso siamo in una fase in cui non si capisce bene se sarebbe che venga spostata questa commemorazione, però insomma che a Cologno Monzese, proprio nei giorni intorno al 25 aprile, si doveva tenere una rievocazione storica, chiamiamola così, così viene definita, però sarà di fatto che veniva creato un vero e proprio campo militare delle SS. Certo, noi ci siamo fermamente opposti a questa iniziativa perché veniva appunto allestito davanti alla villa comunale questo campo delle SS o poi della Wehrmacht, ma non c'è molta differenza perché la Wehrmacht si è resa responsabile di stragi di civili in Italia e non solo in Italia. Ma era un'offesa non solo alla data del 25 aprile, ma ai tanti cittadini di Cologno che furono deportati e trovarono la morte nei lager nazisti a seguito dei grandi scioperi del novembre-dicembre 1943 e del grande sciopero generale del 1º 8 marzo del 1944. La mobilitazione dell'opinione pubblica, le pressioni esercitate hanno ottenuto un primo successo, quello di evitare che a ridosso del 25 aprile ci fosse questa rievocazione sciagurata, che però è slittata a giugno. Noi diciamo, se vengono mantenute queste caratteristiche, noi ci opporremo ancora Anche a giugno, fermamente anche a non giugno. è un giorno o l'altro che cambia, No, ma è proprio il contenuto, è il diceva. contenuto, esattamente. Però insomma è innegabile, ne parlavamo poco fa anche fuori onda, che insomma questa, chiamiamola, insomma, viene dire voglia di un certo nostalgia di un certo tempo che fu, ahimè, prende piede, cioè sono sempre di più quelli nostalgici, sono sempre di più quelli che non si nascondono neanche più, nel senso che magari
so, qualche busto del Duce qualcuno a casa lo teneva, adesso non ne fa più vergogna di magari pubblicarlo su Facebook, di parlarne con gli amici tranquillamente in strada. Che cosa è successo? Come mai quasi è stata sdoganata questa cosa adesso di dire, anzi, torniamo, una voglia di questo ritorno? Sì, devo dire che ormai questo è un fenomeno preoccupante, questa deriva razzista, antisemita e xenofoba, questo rifiorire di movimenti neofascisti e neonazisti, che trovano però il loro brodo di coltura, il loro terreno nel razzismo e nella opposizione, nella chiusura nei confronti di un'emergenza, di quella che non si può più chiamare emergenza, ma di un vero e proprio esito epocale da parte di milioni di persone che fuggono dalla guerra e dalla fame. Costoro, questi che si richiamano a questi disvalori, vorrebbero quasi chiudere, richiamare i cittadini ad una chiusura egoistica, quasi che l'identità e la sicurezza degli italiani fosse minacciata, cosa non, assolutamente non vera, dall'arrivo di queste persone che in fondo chiedono soltanto accoglienza. Quindi le radici del ritorno del neofascismo stanno in questo razzismo che sta riemergendo, ma io credo che ci sia una ragione più di fondo, che l'Italia ha sconfitto militarmente il nazifascismo il 25 aprile del 1945, non lo ha fatto culturalmente, idealmente e storicamente, perché soltanto un anno e mezzo dopo, per esempio, la liberazione, è sorto il Movimento Sociale Italiano, che era un partito che si richiamava all'ideologia fascista. E poi c'è un filo nero che ha percorso la storia d'Italia. Il filo nero è rappresentato non soltanto dalla nascita del movimento sociale, ma da tutto il periodo drammatico della strategia della tensione che ha percorso il nostro paese. Quindi abbiamo questo problema. Ci sono anche, il filo nero è rappresentato anche dal fatto che periodicamente in Italia salta fuori il discorso che nelle situazioni complicate, noi viviamo in una situazione difficile sul piano economico, politico, sociale, anche etico e valoriale, occorrerebbe l'uomo forte. E questo ci viene purtroppo da lontano. Però insomma, sempre più spesso si vedono anche nei vari ricorrenze, cimiteri, saluti romani, e non si fa niente però. Come ANPI noi ci contrapponiamo a queste, prendiamo posizione contro queste manifestazioni che si contrappongono alla Costituzione Repubblicana, alle leggi Scelba e Mancino. Facciamo interventi sulle istituzioni e devo dire che da questo punto di vista il sindaco di Milano Giuseppe Sala sta svolgendo un ruolo importante sull'antifascismo, pressioni sulle autorità preposte all'ordine pubblico, pressioni sulla magistratura. Ma io credo che per sconfiggere, per fare fronte a questi fenomeni, oltre a queste pressioni di carattere istituzionale, sia indispensabile avviare una grande iniziativa culturale. Appunto, perché quello che volevo chiedere era questo, voi ANPI ovviamente se avete anche gli strumenti, diciamo, ormai, anzi lei mi diceva, lei è il primo presidente di ANPI a non essere un ex partigiano in realtà, certo. Quindi, insomma, anzi ha preso un'eredità 7 anni fa quando è diventato abbastanza presidente pesante. Abbastanza pesante, abbastanza sì. Importante, però insomma avete gli strumenti, come dire, siete una associazione storica che insomma ha il suo peso anche certo. Politico, per fortuna, mi viene da dire. Cosa può fare invece il cittadino normale, il cittadino comune, per riuscire a contrastare questa onda nera, appunto, se seguiamo un po' anche il suo esempio? Ma Liliana Segre sostiene una cosa da tempo molto importante, che c'è troppa indifferenza da parte della gente e dei cittadini di fronte a quello che succede loro intorno. E l'indifferenza, secondo Liliana, è addirittura peggiore della violenza, è quasi peggio della violenza, perché si significa voltare la faccia dall'altra parte quando vediamo qualcuno che soffre, o quando vediamo delle ingiustizie, o quando vediamo il ripresentarsi di fenomeni, di organizzazioni che sono contro la nostra Costituzione, che è nata dalla Resistenza. Quindi ci vorrebbe più partecipazione
delle persone alla Repubblica, alla cosa pubblica. E questo della partecipazione alla cosa pubblica è un messaggio che ci viene da lontano, ci viene dalla Resistenza, perché le donne e gli uomini che hanno combattuto per la libertà lo hanno fatto in modo disinteressato per il bene comune, dando quindi il messaggio che la politica deve essere questo, un'azione disinteressata per il bene comune. Anche me è una cosa che colpisce sempre quando si fanno le varie commemorazioni, quando si vanno a vedere le storie poi dei singoli partigiani, è spesso e volentieri anche l'età molto giovane di tantissimi partigiani, appena maggiorenni, alcuni neanche a volte, comunque poco meno che ventenni, insomma, quando avevi 25 anni eri già un vecchio decrepito quasi all'epoca, no? Mi viene da chiedere allora, i giovani d'oggi invece come si rapportano all'antifascismo, ai partigiani? Avete dei giovani in Ampi sicuramente, sì. Perché un giovane deve venire in Ampi? Perché deve iscriversi all'Ampi? Ci sono molti giovani nell'Ampi. L'Ampi nazionale conta 125.000 iscritti. C'è stata un'apertura al congresso di Chianciano del 2006, quando Tino Casali, che poi ci ha lasciato, era ancora presidente nazionale dell'Ampi, un partigiano. C'è stata un'apertura ai giovani proprio perché si voleva trasmettere questo patrimonio della Resistenza alle giovani generazioni. I giovani vengono all'Ampi e si iscrivono all'Ampi e sono sensibili anche alle tematiche della Resistenza, proprio perché la Resistenza significa riportare nella società contemporanea quei valori della pace, della solidarietà e della tolleranza che sono alla base della nostra democrazia e che sono poi sanciti nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana. Ho partecipato a diverse cogestioni in alcuni istituti superiori delle scuole di Milano. E c'è particolare. Diceva prima che è appena tornato al Manzoni e ha avuto un'esperienza bellissima. Una bellissima esperienza al liceo classico Manzoni con la senatrice Liliana Segre, perché il Manzoni ha realizzato un volume che verrà ripubblicato sugli studenti ebrei, 70 studenti ebrei che furono allontanati nel 1938 a seguito delle leggi antisemite approvate dal regime fascista. C'è stata una testimonianza straordinaria di Liliana Segre che all'età di 8 anni, a seguito di queste famigerate leggi razziste, fu allontanata dalla scuola elementare. E lei si chiedeva a suo padre, ma perché? Il padre non sapeva dare una risposta. E poi dalla privazione dei diritti, per il fatto solo di essere nati, gli ebrei furono privati, tantissimi, 6 milioni di ebrei furono privati delle loro vite. Quando il nazismo, dopo i nazisti e la Repubblica di Salò, dopo l'8 settembre del 1943, invasero l'Italia settentrionale, il centro-nord. Faccio una domanda che mi è venuta in mente adesso mentre parlavo, appunto, perché insomma ha fatto una breve lezione di storia in pochi secondi. Quanto fosse questa voglia appunto di un certo ritorno e dall'altra quanta indifferenza c'è su questo tema è dovuto forse anche a una scuola che insomma quelle pagine lì passano un po' troppo velocemente, mi viene da dire. Sono quelle sempre a fine anno, a fine percorso, ficciamole fuori che poi dobbiamo arrivare agli esami. Certo, no, quello della scuola ha un ruolo fondamentale, anche perché noi siamo di fronte ad un problema grosso. Una volta erano anche le famiglie che trasmettevano questi valori, ora siamo di fronte ad uno spappolamento un po' del corpo sociale, ad una frammentazione della società. Tutto liquido. La società che vive solo nel presente. La scuola, ecco, alle elementari per esempio i programmi finiscono con gli antichi romani, non si parla di prima e di seconda guerra mondiale. E se tutto va bene ci si ferma alle superiori alla seconda guerra mondiale, quindi occorrerebbe un rilancio della storia del Novecento, si parla poco della storia del Novecento e occorrerebbe anche reintrodurre quella materia che ai miei tempi si faceva, che era l'educazione civica. L'educazione civica era importante, si parlava di Costituzione, di diritti ma anche di doveri. E questo manca nei programmi.
Proprio invece di libertà di espressione ne fanno un baluardo quelli che invece cercano di riportare certi discorsi anche nell'agenda politica, spesso e volentieri, o nelle trasmissioni televisive. Qual è il limite tra libertà di espressione, che la nostra Costituzione sancisce, che ahimè credo che noi ci battiamo, certo, perché esista e ci deve essere e sia sacrosanta, e invece un appunto ritorno a certe ideologie? Ma il limite della Costituzione, appunto, come dicevi, sancisce la più ampia libertà di espressione, però c'è un limite. Il limite è rappresentato dall'apologia del fascismo. La 12ª disposizione finale transitoria della Costituzione impedisce, condanna l'apologia del fascismo e la ricostituzione del disciolto partito fascista. Il limite è questo. Limite invalicabile, sancito anche con la legge Scelba che condanna l'apologia del fascismo e con la legge Mancino che condanna, oltre all'apologia del fascismo, anche l'apologia del razzismo. Ma com'è possibile che con leggi del genere, insomma, che verrebbe a dire sono anche leggi molto avanti nel tempo di che furono fatte, possiamo ancora leggere sui giornali certe dichiarazioni da certi politici, certe dichiarazioni da certi personaggi pubblici? Io direi che forse manca un po' la volontà politica nell'applicare queste leggi, perché noi siamo di fronte anche al problema di alcune formazioni come Casa Pound, Forza Nuova e Lealtà Azione, che sono apertamente fasciste, si richiamano al fascismo. E bisognerebbe forse applicare bene queste leggi. La legge Scelba è stata applicata due volte, nel 74 per lo scioglimento di Ordine Nuovo e nel 76 per lo scioglimento di Avanguardia Nazionale, e così la legge Mancino. Ci vorrebbe forse una maggiore convinzione nell'applicazione di queste leggi, e questa libertà, questo fatto che molti politici vanno a ruota libera, dipende appunto dal fatto che si è dimenticata la storia, si è completamente rimossa la memoria alla storia e non c'è una condivisione, un aggancio consapevole a quelli che sono i principi sanciti dalla Costituzione repubblicana. Se ci fossero questa condivisione di valori, certe cose non si verificherebbero. Ha parlato di Casa Pound. Casa Pound, sappiamo che a Milano, insomma, per quanto Milano appunto città molto attiva nell'antifascismo, è molto attiva, so, c'è l'atti che le do un colpo al cuore dicendo questo, però insomma Casa Pound a Milano è molto attiva. Sì. Tante le commemorazioni che hanno fatto, tante le discese al campo decimo del cimitero maggiore. Il comune ha cercato di aggirare qualcosa, proprio nei giorni scorsi ha deliberato una nuova disposizione per cui chiunque voglia patrocinio o l'utilizzo semplice anche di spazi comunali o di suolo pubblico milanese deve firmare una dichiarazione. Fondamentalmente adesso poi vedremo quali saranno proprio i metodi, ma comunque una dichiarazione in cui si dichiara antifascisti e antirazzisti. È solo una boutade simbolica, boutade politica, o c'è di più sotto? No, direi che è un segnale politico molto importante. Tutto è scaturito da un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nel gennaio del 2018, poi tramutato in delibera. Quindi c'è un passo notevole in avanti compiuto dal Comune di Milano che è città medaglia d'oro della Resistenza, non dimentichiamolo. Quindi è chiaro che Casa Pound e le altre formazioni si troveranno in difficoltà di fronte a questo modulo, a questa richiesta che dovranno sottoscrivere. Certo, è stata votata gran parte del Consiglio Comunale, diceva anche il Movimento 5 Stelle ha votato a favore. Il Movimento 5 Stelle ha votato a favore, questo è un segnale molto positivo. Anzi, il Movimento 5 Stelle è anche all'interno del Comitato Permanente Antifascista, quello che ogni anno promuove la grande manifestazione nazionale a Milano per il 25 aprile. Allora, vorrei dire che insomma, cosa possiamo fare? Mai ce la faremo a passare oltre, a riuscire a trovare, non dico forse una condivisione di intenti perché la vedo un po' dura, ma comunque una specie di pax che funzioni? Ma il presupposto è quello della cosiddetta pacificazione, è che chi si richiama purtroppo a queste ideologie perverse del fascismo, del nazismo e dell'antisemitismo
deve per trovare una condivisione riconoscersi nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, che è una Costituzione profondamente antifascista, e nei valori della Resistenza. Se non c'è questa condivisione, questo riconoscimento in questi valori, è difficile trovare un punto di incontro, perché la storia è storia, insomma, c'è poco da Allora, Cerati, mancano veramente pochissimi giorni al 25 aprile, oggi è il 19, quindi un weekend e poi ci siamo. Gli appuntamenti, che appuntamenti ci sono? Che appuntamenti sono imperdibili a Milano, per anche magari ripassare un attimino di storia, giustamente, e capire bene. Dunque, noi ne abbiamo due grossi. Uno è il 23 aprile, dove ci sarà una cerimonia al Campo della Gloria, cioè al Cimitero Maggiore, dove sono sepolti i partigiani e le partigiane, i combattenti per la libertà, ma anche chi ha fatto la resistenza, chi ha resistito nei lager nazisti, perché la resistenza è stata un fenomeno complesso che ha riguardato anche i lavoratori, gli oppositori politici, gli ebrei che hanno resistito nei lager. Ci sarà questa cerimonia con le istituzioni, con il rabbino capo, con la diocesi di Milano, col presidio militare, ma la novità è che ci saranno più di 100 ragazzi delle scuole medie superiori che leggeranno anche brani della resistenza italiana europea. Il secondo appuntamento è quello della grande manifestazione che partirà alle 14:30 da Corso Venezia per raggiungere Piazza Duomo alle 15:30, dove ci sarà dal palco ci sarà allestiremo un maxi schermo con una intervista a Liliana Segre. Ci sarà poi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, Don Ciotti, che interverrà, presidente di Libera, e concluderà la presidente nazionale dell'ANPI, Carla Nespolo. Un bel parterre, un bel parterre, Sì, appunto, per esatto. questo 25 aprile. Interessante questa presenza anche di Don Ciotti di Libera. Don Ciotti, sì. Mi verrebbe da dire, forse i nuovi partigiani sono quelli che devono combattere la mafia, mi viene da E dire. infatti c'è La nuova questo, resistenza è quella. c'è questa, magari una resistenza anche nostra, perché la resistenza va al di là della resistenza, diciamo, dei partigiani tradizionali, ma è stata la resistenza ha continuato contro la strategia della tensione, contro il terrorismo e contro le mafie. E io ci vorrei citare una bella frase che a me piace molto di Giovanni Battista Stucchi, che fu membro autorevole del Corpo Volontari della Libertà. E lui disse: la resistenza è una dote, quella di non invecchiare, perché c'è sempre qualcosa contro cui resistere: le ingiustizie, le prevaricazioni, e io aggiungerei il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia. Ecco, questa credo che sia una bella. Insomma, quale miglior messaggio per dire il 25 aprile, ore 14:30, Porta Venezia, si parte il grande corteo che poi dopo un'oretta arriverà in Piazza del Duomo. Io dico sempre, esserci è importante, a prescindere davvero da dove mettete la X il giorno delle elezioni, da che giornale leggete, da che squadra tifate, non è importante. È la festa di tutti noi italiani, è la festa della nostra liberazione, insomma, è semplice. Pensate semplicemente se quella festa non ci fosse, dove saremmo in questo momento, tutto lì. Io vi dico solo questo. Ringrazio tantissimo il Grazie, grazie a presidente te, grazie a voi. Roberto Cenati, grazie mille, ci Grazie vediamo in a voi. piazza il 25 25 aprile. aprile. Noi, come sempre, invece, ci vediamo fra poche ore alle ore 18 qui in diretta da Milano News con l'edizione della sera. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie a tutti.